Benvenuti, bentornati cari amici, e ringraziamo la nostra operatrice che ci dà una mano a fare il video oggi. Super unboxing day one. Adesso penso che abbiate capito di cosa stiamo parlando. È proprio ancora sigillato, è arrivato ieri dalla UPS, un filo in ritardo, devo dire. E scopriamo insieme cosa ci regala Insomniac. Siamo pronti? Giriamolo così. La meravigliosa collector di Spider-Man 2. Questo. Via. Allora. Liscissima. C'è anche il nostro caro aiutante Pluto. Marchio di Spider-Man Venom, perché già sapete, un filo la trama si è scoperta. E questo è il contenuto. Non c'è il gioco in versione fisica, ma è solo in digitale. Il prezzo lo sapete, 2,49 presso il PlayStation Direct, che è il nuovo store ufficiale della Sony, che vende lei direttamente adesso tutte le cose che la riguardano. Togliamo il sigillo. Questa artwork meravigliosa sul fronte. Cianino. Come viene a vedere Spider-Man? Adesso tiriamolo fuori. Faccio attenzione perché non voglio rovinarla. Meraviglia, meraviglia delle meraviglie. Marchio Spider-Man Venom. C'è una linguetta che dà proprio quel senso di eleganza, diciamo, no? Che ci piace tanto, a cui siamo abituati noi amici della PlayStation. Ok, che cosa abbiamo? Confezione. È la box metallica del gioco, anche se non essendo la versione fisica è proprio funzionale, decorativa. Le istruzioni per montare la statua, imballaggio egregio direi. La meraviglia di Venom, Spidey e Miles Morales che combattono contro Venom. Ora cercherò di tirarlo fuori. Ok, qui dentro c'è la ragnatela che va inserita nella spalla di Venom e tanto sento del movimento qua dietro. Si gioca? Bravi. Ed eccola nella sua meravigliosa possenza. Sono quasi 50 centimetri di statua. Devo dire che è fatta bene, è fatta molto bene, dà l'impressione di solidità e stabilità. Andrà a fare compagnia lì alla prima collector di Spider-Man che uscì nel 2018. E adesso sistemerò le vetrine e poi vi farò un altro video per farvi vedere 2018-2023 con Miles Morales nel mezzo, ovviamente. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.